Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi voglio filmare con il mio nuovo biker boy, il mio nuovo cappellino che mi piace tantissimo e l'ho preso su Asos perché secondo me, me lo chiederete, l'ho preso su Asos, non l'ho pagato neanche tanto. Comunque oggi voglio fare questo video haul perché ho un sacco di cosine, non credo sia passato neanche tanto tempo dall'ultimo mio video haul, di solito cerco di spezzettarli tra i vari video, però siccome ho tante tante cose da farvi vedere e alcuni sono degli acquisti giganteschi, letteralmente giganteschi quindi voglio farvi vedere tutto quanto. Iniziamo subito, iniziamo, non so da dove iniziare, iniziamo da Diego Dalla Palma. Mi sono arrivati due mega pacchi da Diego Dalla Palma, sono molto pesanti queste borse perché ci sono tantissimi prodotti all'interno. Iniziamo con questa, con la prima. Allora, primo prodotto è il Liscio Spaghetto, una maschera lisciante, effetto rimpolpante. Io amo i prodotti per capelli di Diego Dalla Palma, li uso da sempre praticamente e ne sono innamorata. Mi piace sia la linea Liscio Spaghetto che la linea ristrutturante, che se non sbaglio ha le scritte in viola. Sono comunque ottime, ottime queste maschere per capelli, provatele. Se le avete già provate fatemi sapere, io almeno ne sono innamorata. Poi c'è la Color Mania, maschera colore 5 in 1, colora, ravviva, illumina, ristruttura, idrata, biondo, sabbia, ed è anche questa se non sbaglio una maschera, però c'è anche la colorazione dei capelli, quindi devo un attimo capire, anzi se voi già le conoscete scrivetemelo sotto nei commenti che di solito mi aiutate sempre con i prodotti. Ok, praticamente contiene dei pigmenti concentrati, donano un riflesso che ravviva e illumina il colore, quindi molto interessante questa cosa, ci piace. Poi dimmi che c'è un altro prodotto per capelli? Sì! C'è una maschera ristrutturante intensiva, riparazione profonda, effetti speciali. Non ho mai provato questa maschera, ma sembra ancora più figa di tutte le altre che ho mai provato. Quando ci sono le parole ristrutturazione, profonda, intensiva, ispira. E quindi, altra maschera per i capelli, aiuto, altra maschera per i capelli, sono molto contenta. E poi mi è arrivato effetti speciali, shampoo ristrutturante, molto interessante, quindi deve esserci proprio una nuova linea effetti speciali, very very interesting, mi piace, ci piace. Poi allora c'è in realtà un altro shampoo che è sempre della stessa linea della maschera, Liscio Spaghetto, anche se sinceramente io già ho i capelli lisci che più lisci non si può, però questo è anche rimpolpante, quindi aiuto sempre, visto che ho 0,00001% di volume. Poi ci sono, queste sono state una richiesta mia speciale, perché allora voi lo sapete, se mi seguite da, io sono anni, oddio, io usavo queste matite ancora prima di conoscere Tomas, quindi vi sto parlando almeno di 3 o più anni fa, e sono le la matita sopracciglia The Brow Studio, me ne hanno mandate 3 perché io amo questa matita e la finisco alla velocità della luce, io penso di averne già finite tipo 10 di queste, non lo so, ed è quella che ho usato anche oggi per fare le sopracciglia. Tra l'altro non lo so, ma secondo me, sì, continuo a toccarmi i capelli, Nicole smettila, secondo me il colore, il fatto che si sfumi così bene, il fatto che dia un effetto naturale, non lo so, io amo questa matita e sono molto picky, come si dice in italiano, perché mi vengono sempre parole in inglese, sono molto selettiva riguardo i prodotti per le sopracciglia, perché se non sono del colore giusto, non fanno un effetto giusto, non mi piacciono, e quindi tendo ad utilizzare soltanto il brow gel di Benefit e la matita di Diego Dalla Palma. Si chiama, come si chiama? The Brow Studio, matita sopracciglia resistente all'acqua, lunga tenuta, ed è quella che ve la faccio vedere, anche se ovviamente, ma perché quando filmo gli haul mi cade sempre tutto? Aspettate un attimo, ok, ed è, sono a fuoco spero, ed è questa, se mi seguite da un po' la conoscete sicuramente, ed è il colore 101, e questo marrone freddo, amo, amo, amo queste matite e sono molto molto felice adesso di averne 3, yes, yes. E poi mi è arrivata anche questa, che è sempre, ah no, questo è colore 11, però questa è quella più sottile, non so perché, ma di solito uso quella un pochino più spessa, anche se alcuni si trovano molto molto meglio con quelle più sottili, proverò anche questa, visto che il colore dovrebbe essere uguale, sì, mi sembra di sì, è un colore molto freddo, quindi proveremo anche questa. Questa è la
matita sopracciglia, alta precisione resistente all'acqua o lunga tenuta. Devo confermare il fatto che sono resistenti all'acqua, perché anche con la pioggia, con il sudore eccetera, rimane sempre lì dov'è, ed è una cosa che apprezzo molto. E poi ci sono altri prodotti sempre per le sopracciglia, ci sono allora delineatore liquido per sopracciglia, ah ok, quindi hanno anche questo, non l'avevo mai provato credo, ed è un eyeliner interessante, perché il pennellino è estremamente rigido, quindi è anche molto preciso, ed è un eyeliner tipo liquido per le sopracciglia. Interessante sta cosa, i colori sono 41 42, credo che il 41 sia più adatto a me, perché il 42 lo vedo un pochino più caldo, figo. E poi c'è, questo invece lo conosco, questo è il fissatore volumizzante sopracciglia, anche questo come colore, sono stati bravissimi a mandarmi le colorazioni giuste, e questo è praticamente un brow gel per sopracciglia, però contiene anche un po' di colore, quindi va a sistemartele anche e le volumizza. E poi c'è duo perfezionatore arcata sopraccigliare, ed è una matita, sono anzi due matitoni per andare ad illuminare l'arcata sopraccigliare, quindi sotto sopracciglio. Grazie, perché mi hanno mandato tutta la linea completa di sopracciglia, quindi ci tengo a ringraziarli. E poi c'è questo, altro che non avevo mai provato, disegnatore in polvere per sopracciglia. Wow! Perché ho detto wow? Non si sa. Ok, è veramente in polvere. Che strano. È tipo in polvere, ma diventa liquido. Oddio. Stranissimo, però se volete un effetto sfumato e avete le sopracciglia un po' rade, secondo me questo è l'ideale. Che figata, che strano, mio Dio, è davvero in polvere, ma cioè una volta che lo applichi sembra liquido, pazzesco. Continuiamo con le cosine di Diego Della Palma, questa però se non sbaglio dovrebbe essere la nuova collezione primavera-estate. Allora, sì, credo proprio di sì. Collezione primavera-estate 2018, tutta molto pastellosa e naturale, interessante. E poi qui dentro non so che cosa sia, non so che cosa ci sia, ma è una cosa soft, morbida. In questi casi spero sempre si tratti di cibo, no, non è cibo. E credo sia la stessa parrucca che indossa questa ragazza nella copertina della pubblicità. Oh my god, ragazzi, io non ho mai, e ripeto mai, indossato una parrucca nella mia vita. Dio mio, sembrano capelli veri, fa quasi impressione. Guardate come si muovono, sembrano davvero capelli veri, oppure sembra tipo un animale morto. Sto scherzando. E ok, cioè io quasi quasi la proverei, vi giuro, la proviamo assieme, dai, vediamo un po' com'è. Allora, prima credo di dover legare i capelli, mi hanno dato anche la retina, molto professional, ma io andrò a provarla così. Come si mette una parola, non so mettere, allora. Ok, ci sono i miei capelli che si intravedono, sembrano tipo Milla Jovovich nel quinto elemento. Che cosa vedete? Secondo me non mi sta così male, dai, come colore, anche se il taglio, no, non ci siamo, però non è così male. Vediamo che cosa c'è. Allora, ci sono BB Cream Second Skin Fattore Protezione 30, molto interessante, io non riesco a prendermi sul serio con questa parrucca. Comunque, BB Cream con fattore protezione alto sono sempre ben accette, specialmente in appunto primavera-estate. Spero che la colorazione sia giusta, 160. Sì, sembra molto chiara e rosata, quindi credo proprio che per me sia giusta. Sono molto bravi quelli di Diego Della Palma, perché azzeccano sempre i colori, le colorazioni e le nuance adatte a me. Poi c'è, allora, ci sono tipo due matite. Una è una Chameleon Eyeliner, delineatore per occhi, ok, vediamo di che colore è, questo è il numero 43. Ed è, che bella, una matita metallizzata, wow, è praticamente di un marrone scuro però dorato, molto molto bella questa, devo dire questo è un colore che userò molto volentieri. No, vabbè, non riesco a vedermi con questa parrucca rosa. Poi c'è un Color Block Lip Liner, matita labbra anti sbavature. Io non sono una grande fan delle matite labbra. Ah, ok,
queste sono le uniche matite labbra che io praticamente utilizzo quasi quotidianamente e ve ne ho parlato spesso, solo che ce l'ho di Make Up For Ever e di altri brand, di Urban Decay se non sbaglio. Questa è trasparente, quindi è molto molto semplice e si va a mettere non all'interno del contorno labbra, si va a mettere all'esterno, appunto è trasparente, sembra bianca ma è trasparente e fa sì che il rossetto non salga durante la giornata. È molto molto utile con quei rossetti che sono appunto un po' gne e quindi tendono a salire, ci siamo capiti. Poi ci sono altre due color mania, ok, però queste sono di colori un pochino più pazzi. Una è ciclamino, una è mirtillo. Oh mio Dio, devo troppo vedere come è risultato con queste robe perché quasi quasi le proverei. Poi Eyes and Lips Glass Gloss, ullala, cioè un gloss per occhi e labbra. Oh mio Dio ragazzi, non so se si vedono i riflessi che ha questo colore, ma sono, cioè, qualcosa di pazzesco. Guardate che roba, bellissimo, questo è davvero bellissimo. Poi c'è questo smalto, anche questo con questo bellissimo effetto duochrome perlato, molto simile all'ombretto. Molto spaziale questa collezione, molto futuristica. Poi ci sono due smalti e tra l'altro oggi sto indossando proprio uno smalto, dico della Palma, che è tipo questo color arancio, rosso, no, forse un po' più un color corallo, mi piace molto, ultimamente lo uso molto. E questo non è tanto lontano, questo è forse un pochino più sul rosa. E poi c'è questo blu, anche questo un duochrome, quindi è molto metallizzato. Poi ci sono 1, 2, 3 rossetti. Allora, Color Non Stop Lipstick, ed è un bellissimo color corallo, simile allo smalto. Poi c'è questo, wow, anche questo è tipo un duochrome ed è di quelli che contengono, se non sbaglio, Hologram Shiny Lipstick rossetto lucido semi-trasparente, quindi questo si può usare anche come top coat e contengono di solito anche degli agenti nutrienti e emollienti per le labbra. E poi, questa parrucca, e poi ce n'è un altro, questo è, wow, questo è di un bellissimo rosa, molto 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 bello questo. Ci piace, sta anche di vaniglia. E poi c'è questo che è un bellissimo, bellissimo fucsia. Wow! E poi c'è questa crema colorata per guance matte, ok? Quindi è uno stick. E c'è questo, beh, il colore è molto naturale, molto primaverile e non è troppo scuro, quindi posso sicuramente utilizzarlo. Mi piace il fatto che sia matte perché io detesto, detesto avere le guance lucide. E poi ci sono tre, so se sono ombretti, credo siano ombretti, sì, sono tutti molto duochrome, quindi sono scuri come base, però hanno diverse tonalità di colore a seconda di come vai a muoverli sotto la luce. Uno è un viola rosato, l'altro è un verde viola con dei glitterini argento, sono stupendi, sono veramente bellissimi. E poi c'è questo invece che è effetto hologram ed è un bellissimo, questo è davvero stupendo, questo rosa con questi glitterini dorati. Wow. Ok, poi proseguiamo, quasi mi manca la parrucca rosa, era carinissimo. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Mesauda Milano, e mi mandano sempre un sacco di prodotti molto carini, e qui credo ci sia un prodotto soltanto, ma poi abbiamo un'altra borsetta di Mesauda. Infatti c'è un prodotto accompagnato ad una matita labbra ed è un matitone labbra Velvet Kiss e il colore è Heartbreaker, quindi dovrebbe essere un colore scuro. Sì, matitone labbra ed è questo bellissimo, bellissimo rosso, un colore, sì, forse è quasi un color fragola, color ciliegia, molto molto bello questo. E mi piace che ci abbiano abbinato la matita labbra coordinata dello stesso colore. Proseguiamo e c'è l'altra busta di Mesauda, vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Allora, Extreme Matte, rossetto liquido opaco a lunga tenuta, e oggi sto indossando proprio uno dei loro rossetti liquidi opachi, che è quello che indossavo anche il giorno del mio matrimonio ed è un colore che continuo ad adorare. E qui c'è la bustina, andiamo un po' a vedere che cosa si nasconde all'interno. No, ci sono anche dei prodotti per le unghie, figo, molto molto figo. Allora ci sono le goccine asciugasmalto drop dry, queste servono sempre sempre, poi io cambio lo smalto praticamente
ogni due giorni, se non ogni giorno. E poi c'è la base, active base, quindi un base coat, e poi express hard, questi li proverò oggi, questo credo che sia un top coat. Express hard mi piace, sa di unghia forte che non si spezza, cioè le mie si spezzano sempre, quindi ho bisogno, ci vorrebbe un miracolo. Ah no, e poi c'era anche cutie oil, quindi anche un olio per cuticole, che carino, mi piace che magari già ce l'avevano, non lo so, però mi piace che ci sia anche questa linea unghie. E poi qui dentro, ragazzi, share my excitement, vi prego, perché ci sono un sacco di rossetti liquidi opachi, non ci posso credere, io li adoro. Allora, e non solo adoro i loro rossetti, ma amo anche le tonalità. Allora, quelle che più mi ispirano sono queste due, la Fudge 116 e la Strange Love, che sono entrambi tipo nude, rosati, lo sapete, queste sono le tonalità che vi piacciono, si vede. Ed è, wow, questo potrebbe diventare uno dei miei nuovi preferiti. Ok, wow, ok, questo è un nude su chi ha la pelle tipo un po' più scura della mia, su di me risulta già un po' più scuro, però è bellissimo questo colore, sono contenta. E poi andiamo a vedere anche l'altro. Wow, questo è quasi viola, a vederlo, sì, è quasi viola, ed è, wow, no, vabbè, sono bellissimi, provateli questi rossetti opachi, sono qualcosa di meraviglioso. E calcolate che, boh, vabbè, io ve ne ho già parlato mille volte, però il giorno del mio matrimonio praticamente ho ritoccato solo una volta il rossetto, non sto scherzando, perché sono davvero lunga tenuta. E poi volevo aprire, poi ci sono altre colorazioni che sono tutte piuttosto scure, devo dire la verità. Questa è anche molto interessante, se avete la carnagione scura vi starà da Dio, a me stanno male purtroppo, però sono tutto colorazioni un po' più scure. Poi c'è questa che si chiama Liquirizia e voglio troppo vedere com'è. Cioè, credo sia rossetto liquido opaco nero, ragazzi, devo troppo succiarlo questo. Oh my god, no vabbè, io lo devo provare, cioè io lo proverò, poi tutti mi diranno che mi sta malissimo, però io lo proverò, wow, cioè wow, non credo di aver mai avuto un rossetto nero opaco. Figata pazzesca. Poi arriviamo a questo pacchetto. Questo è un pacchetto molto carino e mi è arrivato da Ink It Rethink Your Food. Loro fanno tutte queste creazioni speciali però sui dolci, sul cibo, e sono stati molto carini, questo è il loro logo, sono stati molto carini, cioè, ogni volta ti mandiamo un piccolo pensiero per rendere la tua giornata ancora più dolce. Baci Anna e Martina. Sì! E sono stati super carini perché praticamente hanno personalizzato un sacco di dolcetti per me, tipo guardate questo, è un marshmallow con il mio tatuaggio su, il tatuaggio che ho sul polso, vabbè lo conoscerete senz'altro, ve lo faccio vedere, faccio rivedere adesso tutto il segno dell'orologio, ma per farvi capire, ed è uguale, sì! Che figata, se mi seguite su stories già le avete viste queste cosine, ma ci tenevo a farvele vedere anche in un video perché uno, sono state molto carine, e due, io amo le cose personalizzate, questo è super personalizzato. E adesso tra l'altro sono contenta di aver filmato queste cosine così posso iniziare a mangiarle. E poi c'è I love you more than sushi, perché io amo il sushi. Poi c'è questa che l'ho guardata, poi c'è questo marshmallow e c'è scritto Nicole e Tomas, sono stati super carini. E poi hanno scritto Tomas anche con la pipetta sulla Z, quindi bravissimi proprio, devo dire. Poi c'è questa con un unicorno, oddio, sono troppo belle. Ma, ah sì, e poi c'è ancora questa, Girl Power, yes, grandiosi. E poi ci sono anche, c'erano anche dei macaron tutti personalizzati, però si sono un po' spiaccicati nella spedizione, molto spesso i corrieri non stanno tanto attenti. E questi invece, questa è un'altra figata pazzesca, sono dei lecca lecca con le nostre foto. C'è questo con il mio bouquet, ragazzi, fantastico. Poi c'è questo con Gato Denver, oh mio Dio, c'è Gato Denver, non posso mangiarli, sono troppo belli. Poi c'è questo, ci sono io con la Torre Eiffel e guardate quanto sono perfetti, è incredibile, wow. Poi c'è, oh, questo è il mio preferito, ci siamo io e Tomas il giorno del nostro matrimonio, questa è una delle foto che preferisco ed è anche il mio screensaver. E poi c'è questo con una citazione,
the best things in life are free, the second best are very expensive. Sono molto d'accordo con questa frase. Wow, sono fichissimi. Poi mi è arrivato anche un nuovo regalo di Urban Decay, che è solo il primo, mi hanno detto, di tantissime nuove uscite. Ta-da! E la nuovissima Naked Petite Heat. Voi lo sapete, credo che la mia Naked preferita di tutte sia proprio la Heat. Amo anche la Naked 1, però la Heat è perfetta per me, è la amo, la adoro. Ma la figata più assurda è che è uscita la Petite, quindi è una palette che posso portare in giro perché mi prende meno spazio e pesa di meno quando viaggio. Io amo le Petite, le Basics, proprio per questo, perché quando sono in viaggio sono perfette. Guardate i colori, non sono uguali a quelli della Naked Heat, anche se sono molto simili, quindi in realtà, anche se già avete la Heat e vi piacciono molto queste tonalità, ha comunque senso comprarla perché appunto non sono gli stessi, però sono ugualmente stupendi e sono super 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 adatti secondo me a chi ha gli occhi chiari ma anche a chi ha gli occhi scuri. Sono tutti matte tranne l'ultimo, che è perlato e diciamo un po' shiny ma non è glitterato. Sono stupendi, e se dovessi scegliere l'unico ombretto che vorrei fosse un pochino più shiny, un pochino più luminoso, è proprio questo, che va sotto l'arcata sopraccigliare e si può usare anche come illuminante sul resto del viso. Ragazzi, ho talmente tante cose da farvi vedere, non vedo l'ora di aprirla anch'io, perché voi lo sapete, tantissime cosine quando io le compro, quando mi arrivano, non le apro perché voglio aprirle davanti alla videocamera con voi, e molte volte è davvero difficile resistere alla tentazione, ma ce l'ho fatta e quindi sono contenta. Adesso aprirò finalmente tutto. Poi c'è questo, anche questo già lo conoscete se mi seguite su Instagram, perché ve l'ho fatto vedere su stories. Di solito non vi spoilerò mai quello che vi farò vedere poi dei video, però con questo non ce l'ho fatta. Seguitemi su Instagram, il link è qua sotto, oppure basta che cerchiate kissandmakeup01, il nickname è lo stesso di YouTube. E mi è arrivato questo pacco che è veramente qualcosa di meraviglioso, da Bulgari, e sono tre regali in uno. Notare la confezione rosa, non poteva andarmi meglio. Il primo, anche questo sono felice di farvelo vedere così finalmente posso indossarlo, il primo è questo bracciale Bulgari con cinturino in pelle, è rosa e metallizzato, e poi ha questo ciondolo in lacca. L'hardware è, io lo definirei platino perché è un po' più chiaro rispetto all'oro, ed è davvero un bracciale stupendo e non vedevo l'ora di indossarlo. Poi arriviamo al secondo regalo, che è questo bellissimo per packaging ma anche molto molto buono come profumazione, ed è il nuovo profumo Pink Sapphire di Bulgari. Mi piace un sacco che sia rosa con hardware, con insomma tutti questi dettagli argentati, ed è anche molto molto buono come profumo. Mamma mia, è buonissimo, non vedevo l'ora di aggiungerlo alla mia collezione di profumi. E poi figata è che accanto mi hanno regalato anche la versione mini, che posso portare con me quando viaggio, e il bello è che non è un semplice campioncino ma è proprio della stessa identica forma, cioè la stessa identica boccetta del fratello più grande praticamente. Sono troppo 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 carini. E poi terzo regalo, ultimo ma non per importanza, c'è questa, oh my god, che è una Insta X Mini 9. Ho sempre voluto una fotocamera che facesse foto istantanee, finalmente ce l'ho, non ci posso credere. Poi è rosa, oddio, non poteva andare meglio. E qui ci sono tutti gli accessori, c'è anche il cordoncino rosa. Poi ogni tanto mi chiedo se le parole che dico esistono davvero oppure no, e sono troppo 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 contenta. Credo di dover comprare il, sì, non c'è la pellicola, vi ho chiesto anche su stories di darmi indicazioni su come utilizzarla, mi siete state molto molto utili, mi raccomando datemi altri consigli se voi ce l'avete, perché io non ho mai 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 usato una fotocamera istantanea. Mi è arrivato questo pacchetto da Nai Oleari, tutta rosa, sì! Io cioè sono troppo fissata con il rosa, devo fare qualcosa, ho un problema. Oh mio Dio, anche il packaging mi fa impazzire, tutto su questi colori pastello, sono troppo belli. Vediamo assieme che cosa c'è, anche qui non ho aperto niente perché aspettavo di spacchettare con voi. C'è il Bright Blossom Baked Bronzer, una terra cotta illuminante. Ok, packaging mi ha fatta già innamorare. Tutto oro rosa, è rosa, wow. Questa è
Anche un buon profumo, molto dolce. Sì, questa è una terra con queste pearlescenze e è luminosa. Spero che sulla pelle non ci siano glitter quando si va ad utilizzarla, ma come al solito io vi faccio sempre il full face o first impressions con i nuovi prodotti che mi arrivano, quindi prossimamente li vedrete all'opera e giudicheremo assieme. Poi c'è la Flower Delight Eyeshadow Palette, che carine, oh mio Dio, che tra l'altro lo sapete che la prima terra che io ho mai comprato era proprio di Nayo Leari, me lo ricordo come se fosse ieri e credo di averla ancora da qualche parte, tipo mi ricordo ancora il cofanetto, il packaging era tipo bianco crema e si apriva così, era tipo ovale, che ricordi? Sono tutti satinati, a parte l'ultimo che è matte e questo invece è glitterato, sono tutti colori molto molto primaverili, anche se ma no, non necessariamente, anche questa credo sia molto adatta sia agli occhi chiari che agli occhi scuri, perché ci sono tonalità tipo queste due che secondo me stanno meglio agli occhi scuri, ma poi ci sono in realtà anche queste tonalità che stanno molto bene anche sull'occhio chiaro, quindi è una palette molto versatile. Poi c'è una Flower Glow Face and Body Oil, olio nutriente e illuminante, wow! Oh mio Dio, allora credo di doverlo shakerare perché si era un po' depositato. Ok, ci sono tutti questi petali di... ci sono tipo dei fiorellini e poi questi glitter. Guardate che roba, ragazzi, è meraviglioso. Vabbè, io amo questi prodotti così speciali. È bellissimo. Poi c'è un Plumping Kiss Lip Gloss, un lucida labbra volumizzante e idratante. Wow, anche questo no, vabbè. Ok, allora, credo che abbiano cambiato tutti i packaging, tutte le confezioni e sono qualcosa di pazzesco. E questo è anche molto duochrome ed è un po' viola, un po' rosa, un po' dorato, cambia colore a seconda della luce, è stupendo. E poi c'è un rossetto matte, il Forever Matte Lipstick. Amo, amo, amo il fatto che sia completamente opaco, amo anche il packaging, molto molto bello. E c'è questo, oddio, c'è anche una ciliegia disegnata sopra, stupendo, c'è anche il brand ed è un color ciliegia effettivamente, visto che c'è la ciliegia devo dire è proprio un color ciliegia. Comunque amo il fatto che anche loro abbiano rossetti opachi. Poi c'è questo da Luisa Via Roma e questa era una cosa che io avevo ordinato mesi fa e non mi ero resa conto, ve l'avevo anche detto in un vlog, non mi ero resa conto che fosse in lista d'attesa, cioè che fosse una lista d'attesa, io ero convinta di averla comprata, invece no, e quindi l'ho aspettata tipo 2 mesi come minimo. Ta-da-ta-da. Vabbè, credo già immaginate di che cosa si tratta perché è tipo un must have che io non avevo. Ta-da! Ed è la cintura, aiuto, con tutte queste etichette non si capisce niente, ed è la cintura, vabbè, si è vista e rivista ovunque, però mi piace e quindi ho voluto prenderla con il logo WG di Gucci nera in pelle. Amo, amo, è tipo introvabile questa cintura, l'avevo trovata a Dubai, però facendo il cambio con la moneta locale, non so come mai, ma tipo Chanel in aeroporto costava meno, invece Gucci in aeroporto a Dubai costava di più, quindi tendo a non acquistare se il cambio non è favorevole o se comunque non, appunto il prodotto costa di più rispetto all'Italia o comunque all'Europa, quindi non l'avevo presa e poi mi sono tipo un po' pentita perché ho detto cavolo, non la troverò mai, invece alla fine l'ho trovata sul sito Luisa Via Roma, anche se ho dovuto aspettare non poco per averla. Arriviamo a questo mega pacco che mi è arrivato da Too Faced, ragazzi. Ta-nan, ta-nan, ta-nan-nan. Sì, è gigantesco, è veramente gigantesco e adesso lo vedremo assieme. Anche qui non ho aperto niente per vedere tutto assieme a voi, oh mio Dio, non riesco neanche... Ok, allora, Too Faced, It Just Comes Naturally, ok, quindi deve essere una collezione tutta molto naturale su queste tonalità pastello che io adoro, vediamo un po' che cosa c'è. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, cioè, io non ho parole, non ho... Aiuto, al solito cade tutto, io non ho parole, cioè guardate che roba. Ta-dan, 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 applausi. Ok, è tipo un sogno questa collezione. Oh my god, guardate che meraviglia, c'è tutta la nuova collezione
naturally, it just comes, oddio, pezzi di scatolone ovunque, it just comes naturally, the ultimate natural beauty collection. No, vabbè, ve la devo troppo far vedere. Solo che è pesantissima. Allora ci sono le tre nuove palette. C'è la Natural Matte, Natural Face, Natural Eyes. Questa è la Natural Matte. Io amo, amo la palette Natural Matte di Too Faced, che è appunto il modello vecchio. L'ho usata, abusata, strabusata, e quindi è ormai quasi distrutta. Oh mio, sono bellissimi questi colori, sono appunto, io vado anche a controllare, cioè rendiamoci conto, si chiama Natural Matte e Nicole va a controllare che i colori siano tutti matte. Benissimo, vi confermo che dopo aver controllato se ce n'era bisogno sono tutti matte, sono, vanno sia da colori un pochino più scuri che poi colori un pochino più chiari, quindi si può tranquillamente usare sia tipo per uno smoky super scuro e intenso che per un trucco vedo non vedo, ecco, molto molto trucco ma non trucco. Capito quello che sto dicendo, neanche io mi capisco a volte. Poi c'è la Natural Eyes e questa, oh mio Dio, sono bellissimi i colori, anche il packaging, ma anche i colori sono bellissimi. Alcuni sono glitterati, altri sono satinati, altri sono completamente opachi. Wow. Poi c'è la Natural Face, ci sono blush e terre e illuminanti. Wow, wow. E poi ci sono, allora ci sono quattro, se non sbaglio, queste sono terre che già loro hanno nella gamma come colorazione, ma il packaging è completamente nuovo. Una è la Chocolate Soleil, una è la Dark Chocolate Soleil, quindi vuol dire che profumo è cioccolata? Sì, confermo, profumano. Mio Dio, ogni volta che uso queste terre non posso fare a meno di annusarle, cioè se io annusassi solo questa sarei convinta di annusare una cioccolata calda. Sono effettivamente, c'è la chocolate e la dark chocolate. La dark chocolate si può vedere anche in videocamera, è molto molto rossa, quindi non la consiglierei come contouring. Ovviamente per scaldare l'incarnato si può utilizzare specialmente in estate, però non la consiglierei per il contouring, preferisco questa che è molto molto più fredda come colorazione. E poi ce ne sono altre due, okay, c'è la Milk Chocolate che è molto molto chiara per le ragazze molto chiare di carnagione che vogliono un colore naturale, questa va benissimo. E poi la Sun Bunny, anche questa la conosco molto bene, da un lato c'è un illuminante, dall'altro c'è una terra illuminante, questa è molto molto adatta all'estate. E poi, oh mio Dio, arriviamo ai rossetti. Sono tutti tonalità nude oppure tonalità naturali, quindi amo. Profumo, questo si chiama Sand Nudes. Stupendo, questo è bellissimo. Peccato che non siano matte, ma sono molto scriventi, le tonalità sono molto adatte a me. Ce ne sono tantissimi, come potete vedere, sono tutti un po' incollati, ma sono tutti molto naturali come tonalità. Solo che quelli più scuri ovviamente secondo me sono più adatti alle ragazze di carnagione scura o comunque più scura della mia, ma sono tutte tonalità molto 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 belle. Guardate questa, wow, wow, questa credo sia la mia preferita tra tutte perché è nude ma rosata, stupenda. No, sono veramente veramente bellissimi. Questa collezione l'ho vista molto in giro su Instagram e non vedevo l'ora di riceverla perché amo tutte queste tonalità, sono, cioè, sembra fatta apposta per me davvero. Poi mi sono arrivate anche queste cosine da Dior, anche qui non ho aperto nulla perché volevo aspettare di aprire tutto con voi, ma è stato molto molto difficile. Andiamo a vedere assieme. È una sorpresa anche per me, ve lo dico subito. Look estate 2018 Cool Wave. Oh wow! Andiamo a vedere. Allora, primo tra tutti c'è la Dior Skin Mineral Nude Bronze. È una polvere abbronzante. Wow, ok. Stupenda, è stupenda, si può usare sì ovviamente sia come terra per andare ad illuminare e a riscaldare l'incarnato che come blush, io credo che lo utilizzerò come blush, mi piace molto ultimamente usare blush molto molto naturali per un effetto contouring non troppo esagerato. Una volta tendevo ad usare blush un pochino più rosati, però ultimamente ho lasciato un po' stare quella tonalità.
Poi c'è un'altra, sempre della stessa, ok, quella era la 02, questa è la 01, quindi presumo sia un pochino più chiara. Andiamo subito a vedere, sì, wow, vabbè, stupenda. Questa è ancora più chiara, quindi è ancora più portabile, anche se avete la carnagione chiara. Anche questa andrei ad utilizzarla come blush. Poi c'è una nuova palette di ombretti, andiamo a vedere le... classico packaging Dior, super elegante. Andiamo a vedere le tonalità. Wow, a me purtroppo le tonalità dell'azzurro e del blu non stanno benissimo perché ho gli occhi chiari e tendono un po' a perdersi sulle tonalità dell'azzurro e del blu, però cioè è pazzesca, sono davvero bellissimi. Poi ci sono, credo che questi siano smalti, sì, ci sono due smalti, numero 404 e numero 894. Wow, questi sono fantastici, e c'è questo azzurro puffo, si chiama Splash, ma vi prego ditemi che non è un colore puffo questo. E poi c'è il colore Blob, che è tipo un indaco, non saprei descriverlo, ma è bellissimo come tonalità. Poi ci sono quattro nuovi Dior Addict Lip Tattoo. Ta-da, ta-da. Oh mio Dio, sono bellissimi, io amo questa tonalità. Wow, questo è quasi un color... oh, hanno un profumo fruttato buonissimo. Questo è quasi un colore albicocca, bellissimo. E poi ce ne sono altri tre, appunto, le tonalità sono tutte molto adatte alla primavera estate, fantastiche. E poi ci sono altri due prodotti. Allora, uno è questo Dior Show Pump and Volume ed è un mascara waterproof, sempre molto molto utile il mascara waterproof in estate, specialmente adesso che non ho più l'extension e quindi ho sinceramente bisogno di un buon mascara waterproof. Molto interessante il fatto che il tubetto si possa pressare perché è morbido in questa parte e quindi aiuta molto a far arrivare il prodotto sullo scovolino. Poi c'è un lip maximizer con collagene, wow, high volume, oh mio Dio, questo deve essere un... sì, è un maximizer, quindi ti rimpolpa le labbra e le rende più voluminose. Che figata pazzesca. Il packaging, come al solito, è assolutamente insuperabile. Anche questo è color buffo, ma questo devo provarlo, ovviamente, bisogna lasciarlo agire e vedere che effetto fa, carino. Poi ho fatto alcuni acquisti pazzi di nuovo da Dior. Primo pacchetto, secondo pacchetto, adesso apriremo assieme. Non ho aperto niente, vi ho aspettato, cioè è stato difficilissimo. Ma poi mi è arrivata anche la bustina. È Anna della boutique Dior di Venezia, ormai la conoscete perché ne parlo sempre. Spero che ti piacerà questo mio piccolo pensiero, uno dei miei fotografi preferiti, magari lo diventerà anche per te. Baci Anna. Mi ha spedito questo regalo assolutamente inaspettato, perché infatti ho aperto il pacco e mi aspettavo due cofanetti, due scatole, e invece ce n'erano tre, c'era questo, e ci sono rimasta perché appunto non me l'aspettavo. Impacchettato benissimo, vediamo un po' che cosa c'è, questo regalo, oh mio Dio, wow, oh my god, è bellissimo, Dior Images Paolo Roversi, sembra, beh, è molto in stile con Dior, devo dire. Wow, apriamolo assieme così vi faccio vedere. Wow, vabbè, guardate che creazioni pazzesche. Sia gli abiti che le fotografie che il mood sono pazzesche. È molto pesante, quindi non riuscirò a farvi vedere tantissimo, ma sono... la maggior parte è in movimento e sono molto 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 belle. Questo ritratto è stupendo, bellissima lei. No, vabbè, quindi ringrazio tantissimo Anna per questo regalo pazzesco che è... davvero, non me l'aspettavo, quindi sono rimasta proprio senza parole, ma è bellissimo, quindi ti ringrazio tantissimo. E poi arriviamo ai prodotti che invece ho ordinato io. Allora, apriamo assieme per primo questo pacchettino. Ta-da-da! Ta-da-da! Non può
mancare la musichetta Nicole Style. Ho pensato un sacco se prenderli oppure no, li vedevo in giro e ogni volta mi pentivo di non averli presi. Alla fine li ho presi e sono questi orecchini. Mi sono piaciuti subito quando lei mi ha mandato le foto degli orecchini che aveva in boutique, e quindi ho scelto questi che appunto si abbinano perfettamente la petta e poi Jean Dior con tutti questi cristalli. E poi tada! Apriamo insieme, sono troppo felice. Questa l'avevo vista in un video su YouTube di una ragazza inglese, mi sono innamorata follemente, quindi ho chiesto subito ad Anna, ma c'è? E ce l'aveva. Anzi no, questa l'ho ordinata, c'era ma non c'era nella mia taglia, quindi ho dovuto ordinarla. Ta-da! Spacchettamento in super diretta. Ta-da! Eccola qua, ed è una t-shirt e ha lo stesso logo del cardigan, del maglione che ho comprato. Quello però ovviamente è autunnale, invernale, posso usarlo ancora in primavera, ma non appena arriverà l'estate o la primavera, quella vera, perché adesso non fa ancora così caldo, cioè a giorni, ieri facevano 22 gradi, oggi 10, tipo non si sa, si capisce, ed è appunto Jean Dior con il numero 8, il logo Jean Dior, e questa è, vabbè, la volevo tipo dai tempi di Sex and the City, dietro c'è la pina con le iniziali CD. Stupenda, l'ho presa un po' più larga da portare un pochino oversize. Ma ragazzi, qui c'è un pacco, non so se si nota quanto sia gigantesco, che vi aspettava, nel senso che ho aspettato un sacco per filmare questo video haul. Finalmente vi posso far vedere di che cosa si tratta e non vedo l'ora di usarlo. Devo per forza alzarmi per tirarlo fuori. Ok, è qualcosa di gigantesco e non ci starà mai in videocamera. Ta-da! Comunque apriamolo assieme. Sì, riesco anche, sono quasi immobilitata. Ta-da! Oh mio Dio, è difficilissimo da aprire. Ce la sto facendo, ragazzi, e la mia batteria sta per suicidarsi, sta per finire. Oh mio Dio, come si apre sempre di qua. Ta-da! Ta-da! Non ho mai visto un pacco così grande nella mia vita, tipo. La dust bag è gigantesca e potete già immaginare. Alcune di voi hanno indovinato quando ve l'ho detto su in un vlog, vi dicevo che sto facendo degli acquisti da Louis Vuitton online e poi ve ne ho parlato anche su stories. Alcune di voi hanno capito, altre non ci hanno azzeccato per niente. Alcune invece hanno capito perfettamente di che cosa si trattava, forse perché era una cosa che magari vi ho menzionato che volevo, però mi avete stupito perché ormai penso che conosciate i miei gusti talmente bene che riuscite già tipo a prevedere i miei prossimi acquisti. Ed è, eccola qua, questa è la dust bag, secondo me già si può capire. Ci siamo ragazzi, la prima volta che lo vedo anch'io, non vedevo l'ora, ed è... Taran, taran, sì! E lui è il trolley monogram, questo è quello nuovo, ha 4 rotelline, quindi si può direzionare in tutte le direzioni, ed è va benissimo anche come bagaglio a mano, le misure sono perfette, quindi non intendo assolutamente mandarlo in stiva, ma questo sarà sempre e solo il mio bagaglio a mano. È molto molto leggero, vi devo dire la verità, ha la cerniera e... Se volete magari vi farò una video review un pochino più dettagliata, comunque vi faccio vedere anche l'interno. Eccolo qua, ci sono 2 scompartimenti e questo lo userò per la prima volta tra 3 settimane perché andiamo ad Ansia, dovevamo già andarci ma poi sono stata male, quindi abbiamo dovuto rimandare e non vedevo l'ora di riceverlo, sì! Quindi questo è stato il mio super acquisto, super grosso autoregalo che mi sono fatta, e spero vi sia piaciuto questo video che sarà già lunghissimo, quindi perdonatemi davvero. Comunque questi sono tutti gli acquisti, tutti gli ultimi arrivi, a volte lo sapete che raggruppo sia gli ultimi arrivi delle aziende che i miei acquisti, a volte invece li divido, e quindi spero vi sia piaciuto comunque questo video, mia family, io vi voglio tanto bene, voi questo video lo vedrete domani che è lunedì perché siete nel futuro, quindi noi ci vediamo domani martedì con un nuovo video, bacio grande mia family e a domani.
Ciao.